Noi leggeremo solamente un'opera della Scapigliatura, che è questa poesia che si intitola Preludio, che troviamo nella pagina successiva, pagina 31, ed è stata scritta da uno di questi intellettuali milanesi, nato a Gorla, no? Gorla, Precotto, Ciro Milano. Ecco, già fermata della metro, esatto, adesso. Quindi, nato da una famiglia agiata, quindi sono spesso intellettuali borghesi di nascita, ma che poi lottano contro la loro stessa classe sociale, no? E scrisse una raccolta di poesie che intitolò Tavolozza. E un'altra raccolta mi sembra che si intitoli Penombre, ecco. Ecco, infatti la seconda raccolta si intitola Penombre e in questa raccolta converge la conoscenza dei fiori del mare di Baudelaire. Lui addirittura si trovò a Parigi proprio quando Baudelaire pubblicò questo libro di poesie che fece scandalo, no? Ovviamente. All'epoca. E in un certo senso lui con la nuova raccolta poetica di Penombre voleva tradurre, no, il maledettismo baudelariano in Italia. Ma vi dicevo anche prima, sicuramente lui non avrà come dire, non riuscirà a raggiungere il livello, no, del simbolismo francese. Non riesce a caricare la parola poetica di infiniti echi e suggestioni. Però questa poesia è abbastanza significativa, perché è un po' la poesia manifesto. In un certo senso, qui, Preludio per gli Scapigliati può assumere quasi lo stesso significato che ha assunto la parola manifesto per i futuristi, per le altre avanguardie del Novecento. Leggeremo il manifesto della letteratura futurista, il manifesto del futurismo, eccetera. In un certo senso possiamo dire che questa poesia è una sorta di manifesto della Scapigliatura, no? E poi è preludio forse anche semplicemente perché è l'inizio di questa nuova raccolta, la raccolta Penombre. Noi siamo i figli dei padri ammalati. Ecco, quindi vi dicevo, questo contrasto generazionale di cui vi stavo parlando prima emerge sin dal primo verso di questa poesia. Cioè, gli Scapigliati si sentono eredi di una generazione che li ha preceduti, la generazione romantica, malata. Questo dissidio fra reale e ideale. Ecco perché sono ammalati. Quindi noi non riconosciamo i nostri padri come se fossero davvero delle persone che hanno da dirci tutto sulla vita. Noi stiamo scoprendo che quello che ci hanno detto loro non è poi così un modello da seguire in modo così scontato. Aquile al tempo di mutare le piume. Noi quindi siamo come delle aquile, scusate però la metafora qua, Noi siamo aquile, siamo i figli, noi siamo aquile. Quindi è una metafora. Siamo aquile che stanno cambiando le piume. Siamo in una fase di transizione. Ci rendiamo conto che ci troviamo in una fase di transizione, una fase di cambiamento. Non sappiamo bene quindi quale sarà il nostro futuro. Sappiamo però che sarà qualcosa di completamente diverso dallo scenario che ci hanno lasciato i nostri padri. Svolazziam muti, attoniti, affamati sull'agonia di un nume. Allora, noi svolazziamo. Si rendono conto quindi, Scapigliati, che non è che abbiano una direzione ben precisa, non hanno una meta ben precisa, chiara, sicura in mente. Sicuramente, però, si rendono conto che le cose stanno cambiando. Quindi vagano, come si disperdono in mille direzioni, come degli aquilotti, insomma, che svolazzano. Attoniti, quasi incapaci di esprimersi, no? Affamati sull'agonia di un nume, si rendono conto però che quello che era stato presentato come quasi una sorta di divinità, ed è chiaro, evidente, qua il riferimento implicito che poi diventerà esplicito a Manzoni. Il casto poeta è probabilmente quel nume che sta per cadere, è insomma l'eccezionale figura
del casto poeta di Manzoni, che era quasi una sorta di modello per tutti gli intellettuali del periodo precedente. Ma sta, è un'agonia, sta morendo questo. Ma che cosa ci sarà dopo? Questo ancora non è dato saperlo. Sappiamo che sta per finire un'epoca, ma non sappiamo cosa ci riserverà l'epoca. Nebbia remota e lo splendor dell'arca, e già l'idolo d'or torna l'umano, e dal vertice sacro il patriarca s'attende in vano. Cioè, con questa strofa, Emilio Praga vuol dire che ormai nell'epoca post-unitaria dei crepuscolari, ormai lo splendore dell'arca, quindi questo ritorno alle religioni profetiche rivelate, e quindi lo spiritualismo e l'idealismo del periodo precedente, ormai è nebbia remota, è qualcosa di lontano. E l'idolo, l'uomo ritorna all'idolo d'or. Qui ci si riferisce un po' a quanto descritto nella Bibbia, segnatamente nell'Antico Testamento. C'è un episodio in base al quale Mosè va sul Monte Sinai a prendere le tavole della legge. E nel frattempo gli ebrei adorano un idolo d'oro, un vitello d'oro. Ecco, dice la metafora, o la similitudine, non so, di Emilio Praga in questa strofa, starebbe a indicare questo, che la gente ormai è ritornata solamente ad accumulare soldi, a pensare al denaro, e non ci sono più gli ideali, i valori del periodo precedente. E il patriarca, quindi qui il casto poeta Manzoni, il patriarca Mosè nella storia dell'Antico Testamento, si attende in vano che arrivi ancora qualcuno a rivelarci la verità, così come Mosè che aveva portato le tavole della legge. Si attende in vano dalla Musa Bianca. La Musa Bianca è la poesia cristiana che abitò 20 secoli il Calvario, e in vano l'esausta Vergine si abbranca ai lembi del sudario. In vano, quindi, noi cerchiamo nuovamente ispirazione religiosa, ispirazione dalla poesia cristiana che ha 20 secoli di storia. Casto poeta, eccolo qua, dicevamo ormai esplicitamente l'ironia riguardo al grande Manzoni, che l'Italia adora, tutti quanti adorano Manzoni. Vegliardo in sante visioni assorto, tutti quanti se lo immaginano assorto in sacre visioni. Tu puoi morire, muori, è l'ora della tua fine. Degli anticristi è l'ora invece degli anticristi. Ecco il satanismo che poi sarà presente anche nell'ultima parte di questo preludio di Praga. Quindi l'affermazione di una. Ormai il modo di vedere la vita è completamente diverso rispetto a quello del periodo precedente. All'opposto di Manzoni, sì, scappiamo. Tu puoi morire, casto poeta, tu puoi morire. Degli anticristi è l'ora, Cristo è rimorto. Quindi, con questa professione, no, di satanismo, potremmo dire, questa esaltazione dell'anticristo, insomma, questo Cristo è rimorto. Cristo è morto sulla croce, adesso è morto per l'ennesima volta, per l'ultima volta. È quasi una profezia del Dio è morto, insomma, di Nietzsche. Sta a indicare proprio l'atteggiamento di Emilio Praga, di tutti quanti gli scapigliati, che era un atteggiamento ben diverso rispetto a quello del periodo precedente, insomma, dello spiritualismo, del romanticismo precedente, e si rivolge proprio, fa una sorta di apostrofe al casto poeta, quindi vale a dire a Manzoni, che così tanto era esaltato, e provocatoriamente gli dice: guarda, non è più tempo per te, non è più tempo per tutti quelli che credono in queste cose, nella fede, nel Cristo, eccetera, no? E dice poi ancora provocatoriamente, dice: o nemico lettore, cioè si rivolge al lettore come un nemico, perché il lettore generalmente borghese, ben pensante, si accosta all'opera letteraria per trovare forse una conferma dei propri convincimenti, oppure per un'evasione. Invece dice: no, io voglio colpirti, caro lettore, sei un mio nemico, nel senso che voglio colpirti, voglio scandalizzarti, di proposito, no? Canto la noia, quindi esalto la noia.
Anche qua il punto di riferimento è quello di Baudelaire, che appunto aveva parlato della noia, dello spleen, che era un sentimento insomma simile, una sorta di angoscia esistenziale simile appunto alla noia. L'eredità del dubbio e dell'ignoto. Quindi voglio dirti, caro lettore, che io non credo più in nulla, quindi sono scettico su tutto quanto. E per me non ci sono più verità, non ci sono più verità da affermare. Il tuo re, il tuo pontefice e il tuo boia. Quindi, interessante è questo, il fatto che questo re, pontefice e boia potrebbero essere a posizione di noia, sicuramente, però sono dei termini particolari. Ad esempio, il semplice fatto che lui abbia messo nello stesso verso re e pontefice, che rappresentavano allora il vertice del potere politico, del potere spirituale o ecclesiastico, insieme con boia, anche questo potrebbe essere voluto, insomma, volutamente provocatorio. Il tuo cielo è il tuo loto. Quindi il tuo cielo è il tuo fango. Notiamo anche le antitesi che sono presenti in questi versi. Cioè, in questi versi sono presenti delle parole che sono in contraddizione l'una con l'altra, no? Che sono in antitesi, in forte antitesi l'una con l'altra. Ancora qui, canto litane di martire e d'empio. Litanie, quindi canto, litanie, quindi versi, insomma, sia del martire, in quanto tormentato dal bisogno di ideale, sia dell'empio. Ma notate anche qui la presenza di questi due termini contrapposti l'uno rispetto all'altro. Infatti il martire è colui che dà la vita per la fede, mentre invece l'empio è colui che proprio etimologicamente è l'esatto contrario del pius, no? Quindi sacrilego. Canto gli amori dei sette peccati, quindi amore dei sette peccati capitali, quindi provocatoriamente, quindi in maniera satanica, volutamente scandalista, Emilio Praga esalta i sette peccati capitali che mi stanno nel cor come in un tempio inginocchiati. Ecco che cos'ho io nel mio cuore. Io nel mio cuore, nel profondo del mio cuore, ho i sette peccati capitali, cioè voglia di esagerare e di provare tutto a diversi livelli: gola, lussuria, avarizia. È questo che circonda il mio cuore, no? Che sta all'interno del mio cuore. Inginocchiato come in un tempio. Continuano ad accavallarsi da una parte queste proposizioni profondamente provocatorie a immagini o parole provenienti da una sfera religiosa, come tempio, abbiamo visto prima litanie di martire, eccetera. Canto le brezze dei bagni d'azzurro. Immergersi in un'immaginazione vaga, molto indefinita, no? Anche qua abbiamo un sapore romantico in un certo senso in questo verso. L'ideale che annega nel fango, quindi quest'ideale, questa immaginazione del cielo che però annega nel fango. Non irrider, fratello, quindi non deridere, fratello. Al mio sussurro se qualche volta piango, non deridermi se qualche volta mi lascio andare alla tristezza. Notate il fatto che prima si era rivolto al lettore con l'appellativo di nemico, adesso invece di fratello, come indicare forse una consonanza, una fratellanza umana, una solidarietà umana riguardo a queste tematiche, a questa forse insoddisfazione esistenziale profonda. Già che più del mio pallido demone odio il minio e la maschera al pensiero. Infatti, più della mia stessa angoscia interiore, io odio il mascherarsi, cioè il fatto che, per esempio, i borghesi, no, si mascherano spesso, quindi si presentano in un modo, hanno un ruolo da difendere, hanno un'immagine, no? E quindi nascondono la loro essenza. A me invece piace essere sincero, leale, dire le cose come stanno. Infatti dice, canto, già che canto una canzone misera, si rendono conto quindi gli scapigliati di non essere dei grandi poeti, ma del resto, come vedremo anche
con, so, per esempio con i crepuscolari o decadentisti, eccetera, spesso c'è questa sorta di dichiarazione di umiltà della poesia, no? Ma canto il vero. Io però voglio cantare le cose come stanno, la verità delle cose, e non voglio mascherare, rappresentare la realtà in modo falso e ipocrita, come invece avviene spesso nella nostra società. Preferisco descrivere il brutto, il deforme, l'angoscia, senza nessun tipo di nascondimento. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.